Ciao a tutti e bentornati su Indie Gameplay It. Oggi un video speciale, un video bonus, un video sorpresa su nuovamente su FS Flight Simulator 2020. È un gioco che mi sta piacendo molto, me lo sto giocando molto in modo rilassato, senza rispettare tutte le regole del traffico aereo, ma con la simulazione al massimo appunto degli aerei. Ed è un gioco che, come pochi altri, forse solo giochi della mia infanzia, favorivano una così grande, diciamo, approccio alla fantasia. Perché? Perché potete andare ovunque, è vero, guardate quanti aeroporti ci sono. Io mi sono messo in testa di partire dalla mia provincia e andare a Mosca, che adesso dovrebbe essere di là, insomma. Adesso devo vedere esattamente Minsk e qua a Mosca, insomma. E sono partito. Sono andato a Innsbruck, sono andato a Salisburgo, sono arrivato poi a Praga, LKPR Praga, sono arrivato fino a qua, che è Varsavia. Quindi sono arrivato anche a Powitz, scusate, poi sono andato qua e pian piano mi sto avvicinando alla Russia nel giro di un paio di settimane, insomma. Ogni tanto gioco la sera, faccio 40 minuti, un'oretta di viaggio e pian piano vado. Il gioco ha avuto diversi problemi, soprattutto con i save game, infatti fino a ieri non andavano più e quindi era un po' un problema ripartire. Mi segnavo dove ero arrivato, ripartivo. Ho avuto modo di provare anche diversi aerei, ho provato il Diamond Aircraft, no, non questo, scusate, questo che è un po' più di lusso, con doppia elica. Ho guidato il Bonanza. E soprattutto ho imparato a Bonanza, che è questo, e soprattutto ho imparato il TBM, ecco, scusate, che è quello che ho equipaggiato, e soprattutto ho imparato a usare anche l'autopilota. Ora mi prendo una pausa da questo viaggio, viaggiando sempre di fantasia, e penso di essere a Varsavia, dove mi aspetto un giorno di riposo. Il giorno dopo ripartirò col mio save verso la Bielorussia, in questo caso andrò in direzione Minsk. Ma mi godo questo viaggio facendo un giro con l'Icon 5 sopra Varsavia. Quindi decolleremo da EPVA. Vediamo un po' se lo trovo, anzi vabbè, chi se ne frega, faccio Main Square, no, e PVA, vedete che ci sono un sacco di cose, soprattutto direzione nord e direzione est, e partiremo direttamente da qui, facciamo parcheggio 139, partiamo da lì. Quello che voglio fare, che purtroppo io sto giocando con il meteo reale, il problema è che è sempre nuvolo, quindi non si vede niente, facciamo una giornata limpida e facciamola alle, non so, immaginiamo di viaggiare alle 8 di mattina, qua dice le 10, ma in realtà poi dovrebbe essere quello. Ok, siamo pronti a volare, entriamo in partita. Come vi dicevo, il gioco lascia ampio spazio alla fantasia. Io seguo un canale YouTube che mi piace molto, che sono gli Stepsover. Loro viaggiano in camper, io viaggio in aereo, insomma, e mi è capitato durante il viaggio, viaggiare verso la Polonia, di abbassarmi e, nonostante le nuvole, vedere il terreno, e per quanto io abbia trovato proprio la mia provincia, che è una provincia sperduta nel nord Italia, estremamente realistica a livello di montagne, qua è come se io l'avessi guardata davvero, queste immense pianure piene di campi, di città, insomma, tra la, magari, Repubblica Ceca e la Polonia. E quindi è bellissimo. Quando arriverò a Mosca, cosa farò? Avanzerò per tutta la Russia? Non lo so, vedremo, insomma, deciderò. Ora dobbiamo decollare e andare a vedere dove è Varsavia, anche se in realtà la possibilità, il rischio, quello di fare minchiate, di vedere tutt'altra città, è reale, insomma. Però vabbè, adesso vi cerco di intrattenere in qualche modo. E vedremo Varsavia molto velocemente e poi riatterreremo qui a EPVA. Adesso, questo è un aereo che può portare anche uno scimpanzé, io credo. Se mi ricordo come si fa a far partire, quindi andiamo a dare giusto 4 tasti, cioè niente di che. Ok, non dovrebbe avere l'autopilota questo aereo. Ok, quindi adesso andiamo, ci appropinquiamo a decollare. E poi vediamo come viene il tutto. Sgancio il motore, il freno di parcheggio e si parte. Decolliamo, andiamo a vedere la città.
e poi torniamo indietro, o magari atterriamo addirittura in un fiume, in un lago, insomma vediamo un attimino dove andare. Vi chiedo ovviamente scusa per le cappellate che faccio, soprattutto in fase di rullaggio, e per il fatto che non rispetto l'ATC, però ognuno se lo gode come vuole il gioco, insomma, non bisogna star lì a... Vediamo, questa qua non credo sia una pista, quella di là, adesso io taglio dall'erba perché voglio decollare piuttosto rapidamente. E vediamo cosa viene fuori. E comunque, ecco, ripeto, guardando il viaggio che ho fatto da... appunto da dove sono partito fino a dove sono arrivato ora, mi rendo conto appunto che lo spettacolo e le domande che mi sono fatto sono le stesse di quando ho viaggiato davvero in aereo. Quindi mi sono divertito, mi è piaciuto, ci sono alcuni momenti in cui magari si pensa ma mi conviene passare tutte queste ore a giocare a un gioco dove non si fa fondamentalmente niente, ma perché no? È un'esperienza, è un simulatore, quindi l'ho quasi inclinato, mamma mia ragazzi che rischio, non so se sia una pista, ma comunque mamma mia, l'ho quasi ribaltato, qua sono stato io avventato, fortunatamente è andata bene. Attiviamo i flap a livello 1, 15 gradi, pronti, via, si parte, controbilanciamo il P-Factor adesso in modo che non veniamo spinti via. E andiamo a vedere Varsavia. Ci sono dei luoghi importanti, il gioco ce li segna. E la figata è appunto che se io decidessi di attraversare tutta la Russia non vedrei assolutamente niente per giorni e giorni. Ma potrei arrivare in Giappone, ad esempio. Oppure potrei decidere di fare un bel volo e andare in Islanda o fare una deviazione. Insomma, come fanno tanti esploratori, posso dire vado in Russia e adesso faccio una deviazione e me ne vado a da qualche altra parte. Insomma, me ne vado a Germania, oppure taglio, vado in Inghilterra, guardo l'Inghilterra, cioè ci vado viaggiando realmente come se fossi lì. Poi è un po' da nerd del ragionamento, posso capirlo, però è un simulatore, godiamocelo. Il miglior simulatore probabilmente magari a livello fotorealistico, insomma, non a livello simulativo. Però allora, adesso ci stiamo levando in volo. Vediamo un attimino fuori com'è la situation. Vai te a capire poi dov'è esattamente poi Varsavia, è questa, quindi ci voleremo sopra, ovviamente contravvenendo tutte le regole sul VFR che io non ho sfruttato tanto, a dir la verità, perché volando col TBM, insomma come si pronuncia, diciamo che sono volato spesso anche sopra le nuvole, essendo nuvoloso, e quindi non era un volo a vista, era più un volo strumentale che io onestamente non so fare, quindi sono arrivato anche a 25.000 piedi e l'aereo mi ha dato l'allarme ossigeno, ho dovuto accendere, poi mi diceva metti la maschera, ma in gioco la maschera non si poteva mettere. Ora diminuiamo un po' la velocità e diamo un'occhiata a questo scorcio su Varsavia. Poi adesso il campo da calcio, che io sono sicuro che sia lì così, anche perché quando io in questo gioco sono andato in alcuni posti che non conoscevo, guardandolo da Google Maps, mi basavo su delle cose che si vedevano da lì e in gioco erano identiche. Quindi tutto, perché no? Cioè insomma, io non ho dubbi che la città sia realmente così. Andiamo a vedere quel centro lì, insomma. E questo... perché questo video? Beh, per intrattenervi un pochino, se avete piacere, a stare con me qualche minuto, per mostrarvi ancora il gioco senza la volontà di insegnare nulla, anzi, se voi avete poi dei suggerimenti, delle proposte, insomma, il viaggio avrei voluto portarvelo in video, ma secondo me sarebbe stato anche piuttosto noioso, perché ovviamente vedere questa schermata costante e io che parlo non è proprio il massimo della vita, lo posso capire. Poi onestamente vi dico anche che sono un dettaglio alto, spesso con le nuvole lagga abbastanza, ho una 2080, però questo gioco spreme qualsiasi cosa, infatti un domani diranno ma ci gira Flight Simulator al posto di Crysis, e però guardando altri vedo una grafica migliore, non so perché, comunque sembra comunque piuttosto carina Varsavia, per quanto io non ci sia mai stato. Poi ovviamente se siete appassionati magari
la conoscete. Tra l'altro, cosa molto bella, potete fare il vostro viaggio, se pianificate un viaggio come io ho pianificato verso la Russia, verso Mosca, porta delle mappe, vedete dove siete, vedete cosa state sorvolando, se magari vi viene la curiosità scendete a vedere, insomma non è poi così immediato quando volate magari 20.000 piedi, però scendere, insomma ci vuole qualche minuto, però imparate comunque a viaggiare. Adesso io tra l'altro non sto neanche trimmando, mi sto basando proprio sulla velocità. Il pilota automatico è una grande invenzione, calcolando quanto mi trimmi in automatico per tenere la rotta. Quello è il fiume, adesso devo vedere che fiume è quello, perché ignoranza mia non lo so. Diamo un'occhiata a questo centro qua sotto, cambiamo la visuale ancora così diamo un'occhiata. Molto bello, molto 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 bello. Dopo il video noioso che vi ho fatto sulle Marche, sulle grotte di Frassassi e su la città che ho visitato quest'estate, a settembre, insomma neanche tanto tempo fa, Senigallia, giusto per la cronaca, ora siamo su Varsavia, perché sì, poi si denota comunque una cura per alcuni edifici che non vengono generati a caso, poi qualcosina può essere diverso, qualche casa diversa, ma fondamentalmente il panorama è questo, quindi è estremamente figo. L'aereo mi piace molto, questo è un aereo proprio senza fronzoli, proprio da far così. C'è una pista d'atterraggio lì, vediamo un attimo dove siamo. Abbiamo una pista d'atterraggio alla nostra, sì, di là. EPBC, magari ci portiamo lì ad atterrare, magari diamo un'occhiatina ancora qua intorno, scendiamo un po', diamo un'occhiata qua, fighissimo, piacerebbe volare in mille posti, vedere il Grand Canyon, vedere la Foresta Nera, volare su Londra, vedere le montagne della Scozia, sono tante cose che secondo me partire ogni volta da un posto diverso e vedere sempre il posto diretto dà meno soddisfazione del viaggio, del raggiungere quella meta. Quindi anche qui si va di fantasia, se voi ovviamente amate le missioni, le quest e tutto quello che ne consegue, questo non è sicuramente il gioco per voi. Io devo dire che sono stato soddisfatto, ci ho passato quasi 40 ore finora, l'ho pagato prezzo pieno e sto comunque centellinando molto di più gli acquisti negli ultimi mesi, e questo è stato un acquisto obbligato di cui io non mi pento, non è uno dei pochi giochi in cui io non ho mai pensato al reso, nei primi tempi soprattutto, anche perché poi non si può più fare, però molto carino il fatto comunque che siamo qui, stiamo volando senza apparentemente nulla da fare e il mondo intero davanti a noi da poter esplorare. Non c'è uno scopo, ma come in pochissimi giochi ormai, lo scopo ve lo create voi. È un volo molto breve questo, vi dico la verità, non ho neanche tolto i flap, adesso li tolgo, succederà al finimondo, riabbasso il carrello, infatti vedete che adesso mi sostentano molto meno le ali, soprattutto a la velocità che sto tenendo. Atterriamo senza il benché minimo permesso per farlo, però voglio il flap, adesso li riattiviamo. Voleva essere giusto una riflessione, un vlog, insomma, una discussione insieme, raccontarvi del viaggio che sto facendo, magari suscitare in voi l'interesse di saperne di più, o piuttosto la voglia di iniziarne uno voi stessi o di comprare il gioco. Insomma, io non lavoro per Microsoft, però insomma mi è sempre piaciuto condividere i giochi di cui io sono interessato. La pista sembra anche piuttosto piccola, non so esattamente dove io stia atterrando, ma so che ci sono almeno due persone là. In ogni parte del mondo io ho trovato gente. È anche molto bella questa cosa, che comunque non dà collisioni tra gli altri giocatori, però vedete quello che stanno facendo. La gente che vola con aerei grossi, aerei piccoli. Ne ho incontrato addirittura uno, ma senza manco accorgermene, guardo fuori dal finestrino, vedo questo aereo che mi passa vicino. Ovviamente se vi avvicinate troppo spariscono, giusto? Perché non diventi un guastare i voli altrui. Strade stupende qua. Sì, poi c'è un calo di dettaglio, era avvicinato, però cavoli, mannaggia che lo scorcio qua, scorcio di là, il carrello è giù, ok, flap attivo, vedete che l'aereo adesso viene riportato su perché abbiamo aumentato la superficie alare, quindi
sostentamento dell'aereo. Sì, chissà che aeroporto è questo. La pista è corta, mi sa che atterreremo prima. Poi, come avete già visto, potete atterrare dove volete, soprattutto con questo aereo nei fiumi, ma con il Cessna sono atterrato anche nei campi di miele che ho qua vicino a casa. Ho provato una piantata motore, quindi l'ho spento, l'ho fatto planare. E mi sta aiutando anche a livello di, dato che negli ultimi anni ho sempre avuto un po' di timore nel volo, mentre negli anni precedenti non li avevo, e a capire anche il funzionamento di un aereo. E poi iniziate a tenere una certa tranquillità nel volare. Nel volare nella vita reale, ma soprattutto nel gioco, perché non vi preoccupate più. Credo che questo sia uno dei migliori atterraggi che io abbia mai fatto, a dirla tutta. Sì. Oh, mi scusi. Ho contravvenuto a ogni possibile regola. Mi scusi, eh. Salve. Buongiorno. Tante belle cose. Ho fatto un volo stupido, non abbiamo visto praticamente niente di storico di Varsavia, però poi magari si scoprì che Varsavia era da tutt'altra parte, insomma, però il codice ICAO, che è il codice dell'aeroporto di 4 caratteri, era quello, quindi insomma non, da lì non si scappa. Ho preferito fare questo aereo perché il TMB mi sta piacendo molto, appunto perché ha tante levette da tirare, tanti allarmi, tante cose da gestire. Mi ha affascinato molto il fatto che, appunto, come vi ho già detto, mi ha proprio detto emergenza, pressione cabina, mi dava proprio la pressione interna, potevo scaricarlo o meno. Il fatto che dovevo mettere la maschera non potevo metterla, ma nel dubbio, dato che non sapevo se era possibile o meno morire di mancanza d'aria, ho preferito scendere, sono tornato giù, ma ho avuto comunque l'allarme della pressione dell'aria, insomma dell'atmosfera in cabina per tutto il viaggio, quindi insomma lo parcheggiamo qui, siamo atterrati qua vicino a Varsavia, c'è un aeroporto marcato EPBC, che non so cosa sia, EPVA è Varsavia, quindi insomma un saluto a tutti gli amici del posto, se c'è qualcuno che guarda questo video da lì. Per intanto io vi ringrazio, è stato proprio un video bonus questo, giusto per intrattenervi anche oggi. Sto cercando di fare video il più spesso possibile quando sono ispirato, anche se sono video non pianificati. Mi è difficile portare avanti per decine di episodi ogni gioco che porto, però se c'è la possibilità ogni tanto di riprenderne in mano uno, perché no? Quindi niente, andiamo a parcheggiare e chiudiamo qui questo breve credo, adesso non so, devo vedere quanto mi sono lasciato prendere, però insomma direi che è andato tutto bene. È stato, lo dico senza incertezze, probabilmente l'atterraggio più bello che io abbia mai fatto e più morbido che abbia mai fatto su Flight Simulator, proprio guidato dalla tranquillità della guida. Ok, desidero tornare alla mia attività, continua, abbiamo completato questo piccolo volo di 8 minuti soltanto. Vi ho raccontato del mio viaggio, abbiamo fatto un piccolo viaggio esplorativo insieme, ora ripartirò la volta della Bielorussia, un viaggio lunghissimo con il mio TBM. Ringrazio Sean Caster per avermi sostenuto e dato consigli durante il volo, mi ha comunque dato dei suggerimenti sul funzionamento dell'aereo. Ringrazio anche Mirko comunque che con le sue live mi sta aiutando, anche se lui fa poi comunque volo su aerei molto più grossi, cosa che a me non piace al momento, perché mi piace vedere anche un po' di panorami, anche se in realtà l'emozione di andare sopra le nuvole è una cosa impagabile. Rimane, vi ricordo, il tour del Giappone, che è scaricabile gratuitamente dal negozio. L'ho provato proprio così velocemente perché avevo un amico a casa appassionato di Giappone. Ci sono un sacco di aerei nel negozio che costano anche parecchio, fatti anche da terze parti, e se vi appassionate, io onestamente sto pensando, se magari vedo magari su qualche video su YouTube, video reali intendo, di aerei reali, qualcosina che mi interessa, lo vado a prendere. Però diciamo che schifezze nel negozio non ci sono, perché sono proprio cose simulative, non la macchina volante, la DeLorean, insomma, che su questo gioco non c'entrano assolutamente nulla. Un saluto, un abbraccio a tutti, una buona giornata per quello che farete oggi, e noi ci sentiamo al prossimo video, quello insomma regolare. Alla prossima e ciao ciao.